Amen. Vorrei iniziare con una preghiera. Signore, veniamo dinanzi alla tua presenza e siamo nella tua presenza, oh Padre, perché siamo affamati di te, siamo affamati del cibo spirituale che tu prepari per noi, oh Padre. E in questa serata vogliamo che il tuo spirito possa illuminare le nostre menti, la conoscenza, affinché possiamo credere in quello che comprendiamo della tua parola, di quello che tu sei, Padre. Ti ringraziamo e ti benediciamo per tutto quello che tu fai per noi nel nome tuo santo. Lo chiediamo. Amen. Innanzitutto che il Signore vi benedica, un'altra occasione per poter condividere la parola di Dio, non solo a livello nazionale, ma sembra anche a livello internazionale. Forse alcuni di voi mi avete già sentito, mi avete già visto, mi sono poco presentato, mi chiamo Gioele Petrone e vivo in Germania, esattamente a Treviri, quindi nel quasi nord della Germania, ai confini con il Lussemburgo. Ed è un piacere servire il Signore in questa nazione, è un piacere servire il Signore in luoghi aridi, dove, come diceva il fratello prima di me, lì dove c'è il deserto, dove c'è l'aridità, lì è il posto ideale dove Dio dimostra, ai suoi servitori, dimostra al suo popolo la sua grandezza, lì dove dal nulla Dio può fare qualcosa. Ma allo stesso tempo ho notato che Dio fa qualcosa nel momento anche quando noi portiamo un minimo. Infatti abbiamo diversi miracoli nella parola di Dio dove Dio attraverso Gesù ha moltiplicato quel poco che esisteva. E ho capito molte cose al riguardo di questa cosa qui, che Dio molte volte aspetta che noi portiamo il nostro poco affinché Lui possa moltiplicarlo. Quindi per creare il miracolo, colui che fa il miracolo è Dio, ma Dio fa il miracolo su qualcosa che noi portiamo per poterlo moltiplicare. In questa sera vogliamo portare un pensiero, vogliamo portare qualcosa dinanzi a Dio e che è una cosa molto importante per noi cristiani e ancora di più è una cosa molto importante, è una cosa che Dio richiede che i cristiani abbiano. Nel Vecchio Testamento sapete benissimamente che avevamo a che fare noi come persone con le opere, giusto? Le opere che ci portavano il riscatto dei nostri peccati nel momento in cui una persona sbagliava, entrava nel peccato, ci cioè andava contro la legge di Dio, contro il suo volere, automaticamente lui doveva portare delle offerte, doveva portare sugli altari dei sacrifici, che erano a quei tempi degli animali. E c'era perfino un menù, diciamo così, o una giusta sanzione, nel senso che in base a diversi peccati c'erano degli animali prescelti, una quantità prescelta, e quindi le persone dovevano portare questi sacrifici, dove attraverso la quantità e il tipo di sacrificio che si portava, noi le persone potevano far vedere anche a coloro intorno a loro, ai sacerdoti, quale tipo di peccato sarebbe stato. Però nel Vecchio Testamento abbiamo questa situazione delle opere e noi molte volte ci confrontiamo con questo pensiero di fare buone opere per piacere a Dio, di compiere buone azioni, perché così è giusto che un cristiano compie. Però molte volte entriamo in una situazione oppure entriamo in un pensiero, in un modo di pensare che personalmente credo che sia sbagliato, nel senso che molte volte pensiamo che sono le nostre opere che portano Dio a comprendere o Dio a far decidere verso di noi se essere buono o essere poco buono, se essere più amorevole o meno amorevole. Quindi mettiamo molte volte molta importanza sulle nostre opere, sul modo nostro di fare e non dico che è sbagliato, però vogliamo capire in questa serata, attraverso la parola di Dio, la vera luce, il vero punto principale di partenza dove Dio ci richiede di poter iniziare e edificare su quel punto lì. Per questo nel Nuovo Testamento Dio ha iniziato a risolvere il problema delle opere attraverso qualcosa che dipende da noi, perché sappiamo benissimo che nel Vecchio Testamento e anche al giorno d'oggi è molto difficile compiere delle buone opere. È molto difficile adempiere la parola di Dio in tutti i punti, quindi la legge. E noi sappiamo benissimo che la parola di Dio ci dice che nel momento in cui noi vogliamo adempiere tutta la legge, ma in un solo punto noi non l'adempiamo, tutta la legge non è più valida nei confronti di Dio. Quindi Dio ha dovuto risolvere questo problema delle opere attraverso qualcosa che dipende sempre da noi. Come nel Vecchio Testamento da noi dipendevano le opere, nel Nuovo Testamento l'uomo ha un'altra responsabilità.
Ed è proprio di questo che in questa serata vorrei condividere. Nel Nuovo Testamento la nostra responsabilità non sono più le opere, ma la responsabilità dell'uomo è quella di ricevere la giustificazione, quindi il perdono, la giustificazione, la santificazione, attraverso qualcosa molto più profondo di un atto, di qualcosa che gli uomini possono vedere. E questa cosa qui è la fede. Quindi la fede è il compito primario di ogni persona, per ogni persona che desidera avvicinarsi in un modo reale, in un modo veritiero a Dio, rendendola così Dio perfino la cosa più preziosa che Dio desidera che l'uomo abbia. E in Ebrei capitolo 11, nel versetto 6, la parola di Dio ci spiega e ci dice proprio questo a riguardo. Ci dice in Ebrei capitolo 11, versetto 6, che ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e che ricompensa, Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano. E qui è molto importante soffermarci su questo verso perché il verso è molto chiaro. Non dice ora senza azione, ora senza opere è impossibile piacergli. Non dice che Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano facendo delle opere, ma tutto è basato su questo verso, sulla fede. Quindi ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che egli è e deve credere che lui ricompensa tutti quelli che lo cercano. Per questo la fede è un punto di partenza molto importante per i cristiani, un punto di dove inizia tutto il cristianesimo, la relazione tra Dio e l'uomo inizia proprio attraverso la fede. Per questo, se credi oppure hai creduto fino adesso che le opere sono quelle che ti fanno passare il punto di controllo, il punto di imbarco, diciamo così, verso il cielo, devo ricordarti che quel biglietto non sarà valido. Perché? Perché le opere non sono la chiave della salvezza, ma è la fede in Cristo che dà la salvezza. E questo ce lo dice anche Ebrei capitolo 13, nel versetto 7, dice esattamente così, dice: ricordatevi dei vostri conduttori, i quali annunciato la parola di Dio e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate che cosa? Non le loro opere, ma imitate la loro fede. Ed esattamente questo. Molte volte noi guardiamo le persone, gli anziani della Chiesa, ed è molto buono ammirarli, però molte volte sembra che ci soffermiamo sulle cose che i nostri occhi vedono come azioni, senza andare a scoprire che alla radice di quelle azioni lì esiste una fede, esiste qualcosa, un motore che muove quelle azioni. Per questo Dio ha reso la fede una questione importante. Infatti, se noi leggiamo la Bibbia, sicuramente hai scoperto, potrai scoprire che Dio ci chiama a camminare attraverso la fede, per mezzo della fede, cioè una fede reale, una fede viva. E per questo la fede è la chiave del successo dell'essere cristiano. Camminare con fede con Dio. Sappiamo, come forse abbiamo anche detto in un'altra emissione, che la Bibbia è vera. Noi crediamo che la Bibbia è vera, quello che la Bibbia ci dice è vera, per diversi motivi la crediamo che essa è vera. E proprio per questo motivo avere fede significa credere in ciò che è già vero, qualcosa che già è stato identificato, qualcosa che è stato creato, qualcosa che esiste ed è vero. Per questo la nostra fede come cristiani in Dio è un credo in qualcosa o in qualcuno che è già vero, che è vero, perché la Bibbia ci parla di Dio e della Bibbia è vera. Per questo, in tutto questo, Dio ha un ruolo importante. E qui vogliamo meditare sopra questo pensiero. Dio in tutto questo ha un ruolo molto importante. Il ruolo di Dio per la nostra fede è quello di essere verità. Questo è il ruolo di Dio. Lui, Gesù Cristo disse esattamente: io sono la via, la verità e poi la vita. Giusto? Quindi il ruolo di Dio
in tutto questo processo, in questa trasformazione per noi nella vera fede, il ruolo di Dio è di essere verità. Mentre nello stesso tempo anche noi abbiamo una responsabilità e la nostra responsabilità è quella di credere la verità o di credere nella verità, credere la verità. E quando dico credere, qui possiamo includere la fede, credere in un modo cieco, diciamo così, indifferentemente se realmente credo oppure no. Indifferentemente se credo che è vero oppure no, in poche parole è una decisione chiara di credere. Decido di credere in Dio, decido di credere nella parola di Dio. Mi sono convinto che la parola è vera. Ho deciso di credere Dio, quando io credo Dio, quando io credo la parola di Dio, non accetto nessuna cosa che possa smuovermi da questa decisione. Solo in questo modo noi, tu ed io, potremo aver successo. Credere in ciò che è vero, anche se non credi che sia vero. E forse anche questo è un atto di fede. Per questo sapete benissimamente che non esiste persona sulla terra che non creda in qualcosa. È proprio in base a quello che quella persona crede, che noi crediamo, noi prendiamo delle decisioni giornaliere. Non è così. Quando dobbiamo prendere una decisione, credo che questa cosa sia giusta, credo che questa direzione sia giusta, credo che questa persona sia giusta a parlare di questa cosa. Tu credi qualcosa nel tuo piccolo, per questo prendi delle decisioni giornaliere in base alla tua fede in qualcosa o in qualcuno. Quindi, in poche parole, ogni decisione che noi prendiamo, ogni azione che noi facciamo, non è altro che la dimostrazione di quello che noi crediamo. E qui, per rendere un po' più facile, voglio darti un esempio. Sicuramente molti dei nostri ascoltatori in questa sera hanno la patente oppure guidano una bicicletta o qualsiasi altra cosa, anche se sei un pedone, hai incontrato sulle tue strade il semaforo, non è vero. Quindi quando arriva un incrocio cosa succede? Che guardi il semaforo e il semaforo diventa verde, tu cosa fai? Passi la strada, passi l'incrocio. Certe volte il semaforo diventa verde quando? Quando prima di arrivare nell'incrocio tu già a una certa velocità il semaforo diventa verde e tu senza guardare a destra e a sinistra, perché hai fede nel semaforo che è verde, passi quell'incrocio senza controllare se realmente gli altri hanno il rosso e se realmente hanno capito che hanno il rosso e che devono fermarsi. Credo che nessuno di noi, entrando in un incrocio, si ferma in mezzo all'incrocio, fa il giro di tutti i semafori per controllare se sono rossi e poi lui passa. Ed è questa la fede. Ebrei 11, versetto 1 dice esattamente la stessa cosa. Ebrei 11, 1 ci spiega cos'è la fede e dice che or la fede è certezza di cose che si sperano, quindi non siamo sicuri che è così, ma crediamo che sono così, dimostrazione di realtà che non si vedono. E mi piace tantissimo questa seconda frase, dimostrazione di realtà che non si vedono. Il fatto che io sto passando con il verde, non vedo che dall'altra parte ci sono i rossi, non vedo ma credo. E quindi entro, ho fede che i semafori sono rossi, ho fede nelle persone che sono fermi al semaforo rosso e io posso lasciare la mia vita che passa quell'incrocio senza aver nessun incidente. Per questo, proprio per questo motivo, che l'efficienza della nostra fede è determinata dalle cose ed è determinata dalle persone in cui noi crediamo. Perché? Perché è molto importante scegliere in cosa ed è molto importante scegliere in chi credere, perché tutto questo determinerà poi la nostra fede. Quindi se la nostra fede è in qualcosa oppure la nostra fede è in qualcuno in cui può essere riposta, allora troveremo successo camminando in una direzione stabile. E abbiamo avuto fede e si è adempiuta come abbiamo creduto. Perché? Perché quella cosa era stabile, abbiamo creduto ed è successa. Quella persona, ho creduto in lui ed è mi ha aiutato in quella situazione. Ma la domanda viene: cosa potrebbe succedere invece se sarebbe il contrario? Cosa succederebbe se noi abbiamo fede in qualcuno o in qualcosa che alla fine si dichiarerà che non è vero? Perché non puoi saperlo dall'inizio. L'atto di fede è all'inizio, credere in qualcuno, in qualcosa che non vedi, ma sei chiamato a credere.
E qui voglio portarti un altro esempio, questa volta un esempio biblico, dove l'esempio biblico è quello di un primo re, versetto, capitolo 18, dove abbiamo la storia di Elia dove si trova davanti ai profeti di Baal. È molto interessante perché abbiamo come quelle immagini prima e dopo, abbiamo quelle immagini dove sono messe una a fianco all'altra per far vedere la differenza tra loro. E abbiamo un Elia che ha un Dio, che ha un altare e che ha una fede. Mentre a fianco a lui troviamo dei profeti, come Elia, anche lì era profeta, dei profeti che avevano un Dio e dei profeti che avevano un altare. Tutto uguale, ognuno di loro aveva la propria fede, ma alla fine qualcosa ha fatto la differenza. La differenza l'ha fatta in cui quelle persone hanno riposto la fede e in cosa hanno riposto la fede, ma soprattutto in cui hanno messo la fede. Infatti il risultato si è visto alla fine, conoscendo realmente tutte le persone presenti lì, il fuoco sceso dal cielo, richiesto sia da Elia, richiesto sia dai profeti di Baal, ma il fuoco è sceso solo su un altare, non su tutti e due gli altari. Perché? Perché la fede fa la differenza. Per questo, se osserviamo bene il testo di Primo Re capitolo 18, quello che Elia mette in evidenza attraverso la sua fede, e che non è importante la quantità di fede, ma la qualità. Elia non porta attraverso il suo comportamento, attraverso la sua preghiera, attraverso la situazione, porta in risalto la situazione di avere molta fede in situazioni difficili, in situazioni forse impossibili. Ma quello che Elia possiamo capire attraverso il suo comportamento è perché il comportamento è dato anche nel camminare con Dio e quindi conoscere Dio, per quindi conoscendo Dio avere sempre più fede in quella persona che conosci, ma avere una qualità di fede, quindi in cui io ripongo la mia fede, persona di qualità, piuttosto che la quantità di fede. Ed è questo quello che ha portato risultato nella vita di Elia. Ed è proprio quello che anche Gesù ci insegna a Matteo capitolo 17, 20. Vi ricordate che dice Gesù che bisogna avere la fede così grande quanto un granello di senape? Non so se tu lo sai, ma il granello di senape è il più piccolo seme che esista tra tutti i semi. Gesù non ha scelto un granello di seme portandolo quello del fagiolo o di un'altra specie di arbusto oppure di verdura o altre cose, diciamo così. Non lui ha scelto il seme della senape. Perché? Perché è il più piccolo. Cosa vuol dire questo? Che il fatto che i tuoi monti sono chiamati a spostarsi non saranno per la quantità, per la grandezza della fede che tu dovrai avere. Ma quello che vuole riportare Gesù attraverso questo esempio di questo seme così piccolo, il più piccolo di tutti, è che tu abbia fede. Non come quantità, ma come qualità, e l'importanza è non quanta fede hai tu dinanzi a quei monti, ma è in cui tu riponi la fede affinché quei monti vengano spostati. Per farti capire meglio, non è la tua fede che sposta i monti, ma è la tua fede in Dio che Lui può spostare il monte. Per questo non è la tua conoscenza, per questo non è la tua forza che può spostare un monte. Ma è la sua conoscenza e la sua forza che sposta quei monti, quindi il concetto è diverso di fede. Per questo Gesù, in questa situazione di fede, ha un ruolo fondamentale e addirittura principale in tutto questo. Perché? Perché Gesù è l'obiettivo supremo ed unico in materia di fede. Così come i semafori possono difettarsi, no? Anche gli altri obiettivi della fede in cui noi ci riponiamo, per esempio, forse ci mettiamo la nostra fede nella nostra chiesa, mettiamo fede nei nostri fratelli, mettiamo forse fede nel nostro pastore o in diverse altre persone, anche se sono persone spirituali. Questi semafori, diciamo così, questi obiettivi possono difettarsi. Siamo persone, possiamo cambiare, possiamo cadere, possiamo avere un'altra impressione dopo aver iniziato ad avere fede in quelle persone. Ma esiste un solo obiettivo di fede che non cambia mai, Ebrei 13:8, e credo che già ti sei reso conto di chi stiamo parlando. Ebrei 13:8 dice esattamente questo: Gesù Cristo è lo stesso
ieri, oggi e in eterno. Gesù Cristo, in poche parole, è un semaforo che non si danneggia mai, funziona sempre. È un semaforo di alta qualità che dura vita e che tu puoi avere sempre fiducia in quel semaforo che passando quell'incrocio, quando quell'incrocio Gesù Cristo mette il verde, puoi passare tranquillamente pieno di fede. Per questo se ti sembra difficile a livello di fede capire oppure ad azionare la fede, posso dirti che la fede non è impossibile. Per questo ognuno di noi può crescere nella vera fede. E la grandezza della nostra fede è proporzionata alla nostra conoscenza, come dicevo prima, di colui in cui noi riponiamo la nostra fede. Per questo Dio ti crede, Dio ti chiede di credere in quello che Lui dichiara essere vero. Dio ti chiede di credere in quello che Lui è verità, conforme a questa verità. Per questo Dio non ci ha dato la libertà di inventare in cosa credere. Dio ha già creato tutto, Dio è verità, noi non dobbiamo inventare qualcosa in cui credere. Il suo ruolo, il ruolo di Dio, è proprio questo, quello lui di essere verità, ma la nostra responsabilità è quella di credere in questa verità. Però allo stesso tempo c'è anche da dire che la nostra fede ha dei limiti nel fatto di credere. E questi limiti non è che Dio li mette, ma siamo noi che mettiamo dei limiti. Come possiamo noi mettere dei limiti? Entrando anche nella parte un po' applicazionale, capire esattamente un po' cos'è che stiamo sbagliando. La nostra fede può crescere quando, per esempio, memorizzi un verso, un versetto della Bibbia. La nostra fede può crescere quando decidi di partecipare, per esempio, a uno studio biblico, sapendo che quello studio può edificare, può accrescere la tua conoscenza in colui in cui devi riporre la tua fede. E qualsiasi cosa che parla di Dio, parla di Cristo, parla della verità e che ti aiuta a comprendere, a capire, a conoscere ancora di più quella persona in cui riponi la tua fede, esattamente come facevano i grandi servitori del Vecchio Testamento, che loro camminavano con Dio, loro conoscevano ogni giorno, stavano in presenza di Dio per conoscere il suo carattere, per conoscere la sua identità, per conoscere realmente chi Dio era. Primo Re, capitolo 18, versetto 21, troviamo sempre Elia nella situazione che abbiamo riportato prima, con questa affermazione. In Primo Re, capitolo 18, 21, dice così che tutto il popolo, un attimo solo, chiedo scusa perché non riesco a vedere esattamente il testo sul monitor. Dice così: allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, giusto, quello vero, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. E il popolo non gli rispose nulla. Una cosa bellissima da poter capire da questo passaggio, da questa affermazione di Elia, è che avere fede in Dio è una tua decisione. È una tua decisione di credere in colui o in quello che Dio ti dice che è verità. Dio ti mette dinanzi a te la vita e la morte, la verità e la menzogna, ma è tua decisione decidere cosa credere e non in quello che tu credi che forse sia la verità. Molte volte noi come persone crediamo che questo sia giusto, che questo sia vero. La realtà è che noi possiamo credere quello che noi vogliamo, ma quello che è realmente vero, Dio ci dà una guida, Dio ci dà una direzione molto chiara, dicendoci: guarda, io sono la via, io sono la verità, se tu crederai in me, io sono la verità, non hai come sbagliarti. Per questo il fatto che io non creda non annulla la verità, cioè che sia vero quella persona, quella cosa. Il fatto che io non credo nel regno celeste non significa che il regno celeste non sia una realtà. Nel fatto che io non creda nell'inferno non vuol dire che la mia mancanza di fede nell'esistenza dell'inferno abbassi la temperatura dell'inferno. E qui come esempio voglio portare un altro esempio, quello di immaginatevi di avere un bambino di 2 anni, forse alcuni di voi avete proprio un bambino di 2 o 3 anni. Prendi questo bambino, lo metti sul tavolo
E tu come genitore, come padre o come madre, gli dici, dai, salta in braccio. E sapete benissimamente come fanno i bambini che iniziano a guardare per terra, guardano un po' l'altezza, fanno dei passi sul posto per prendere un po' di coraggio, per trovare quel coraggio di potersi buttare nelle braccia del genitore. E si butta. E alla fine è tutto contento. E tu come genitore lo rimetti al posto e fai due passi ancora più indietro. E dici, dai, salta adesso. Il bambino fa i soliti passi, se sarebbe stata la stessa distanza avrebbe avuto fede, avrebbe avuto coraggio perché ha visto che ha potuto farlo, ma adesso ci ripensa un altro po' perché la distanza è più lunga e lui deve comprendere se può farlo sapendo che ha fiducia, ha iniziato ad aver fiducia nel genitore che lo prende. Però se il genitore gli chiede di buttarsi, lui crede che può farcela e si butta, il genitore lo prende. Il genitore dopo averlo preso lo rimette di nuovo sul tavolo. Fa ancora altri due passi indietro, distanza sempre più lunga, e gli dice la stessa cosa, dai, salta che ti prendo. Cosa credete che possa succedere? La fede lavora nello stesso modo. La fede inizia a lavorare nel piccolo, vicino a Dio. Ma aspettati che Dio ti chiederà ad avere sempre più di fede. Nelle cose più grandi Dio richiederà una maggiore fede, sempre maggiore, sempre maggiore e sempre maggiore. Per questo più crederai che è giusto ed è buono rimettere fede in qualcuno, in questo caso dell'esempio il padre, in un modo assoluto, in un modo senza dubbio, più la tua fede crescerà passando a rimettere la tua fede dalle cose piccole, man mano diventeranno la tua fede rimessa in cose più grandi. E qui voglio portarti a meditare sopra qualcosa che forse molte volte hai letto come passaggio, ma non hai meditato a riguardo di questo. Hai mai pensato ad Abramo come ha potuto considerare il sacrificio di Isacco? Cioè, viene Dio e gli dice: guarda, Abramo, io voglio che tu mi offra tuo figlio, l'unico tuo figlio, Isacco, e voglio che tu lo porti sull'altare, sul monte, e che tu risolva il problema. Perché io così desidero. Abramo non ha avuto nessun dubbio, lui ha considerato il sacrificio di Isacco, cioè non ha avuto dubbio ad adempierlo, a pensarlo. Lo ha fatto perché? Perché lui aveva esperienza, e cioè la sua fede, la fede di Abramo, era riposta in qualcuno che lui conosceva molto bene, abbastanza bene. La sua esperienza, l'esperienza di Abramo giornaliera con Dio, lo ha portato a conoscere Dio come un Dio pieno di amore e come un Dio degno di essere creduto. Per questo lui ha considerato il sacrificio di Isacco. Forse starei pensando, sì, anche a me piacerebbe avere una fede come Abramo. Sappilo che anche tu puoi averla, ma non dimenticare che tutto inizia nell'essere deciso. Quindi senza ripensamenti nel mettere la fede in Dio, iniziando a credere in ciò che Dio dichiara, e cioè che Lui è la verità, di essere vero, iniziando a trasformare così il tuo comportamento e quindi automaticamente a trasformare le tue azioni, per poi trasformare i tuoi sentimenti e non al contrario come succede spesso, perché alcune persone vivono più sul sentimentale, in un modo sentimentale, senza avere poi un comportamento, un'azione di fede. E la tua azione, il tuo comportamento, nei momenti in cui richiede la fede, poi porterà ad avere un sentimento verso colui in cui riponi la tua fede. Per questo, allo stesso tempo, non potrai mai forzare la tua fede a credere in quello che tu non sai. C'è bisogno di conoscenza di Dio per poter avere fede in Dio e questo avviene attraverso la conoscenza della parola di Dio. Per questo, se tu questa sera sei interessato ad accrescere la tua fede in Dio, c'è bisogno che tu conosca alcune cose a riguardo, e cioè che la fede cresce nella difficoltà. Il fatto che molte volte noi preghiamo Dio e aspettiamo che Dio risolva il problema o risolva quella situazione così come noi desideriamo, questo non vuol dire aver fede. Il fatto che non chiediamo e che lui risponda non secondo le nostre aspettative non significa ad aver fede. Dio ti mette sempre in dei bivi, in delle situazioni, in degli incroci in cui lui ti chiederà di
di mettere fede, la vera fiducia in Lui e soltanto in Lui, ma non secondo i tuoi piani, ma secondo i suoi piani. Questo vuol dire aver fede. E poi la fede non cresce solo nelle difficoltà, perché le difficoltà aiutano la nostra fede ad avere sempre più fiducia. Perché? Perché lo spazio diventa sempre più largo e quindi è una difficoltà, ma ci accresce la nostra fede nella nostra azione. Ed è questo che la fede porta sempre azione. Per questo la fede è qualcosa che deve essere sempre dimostrata. Indifferentemente di cosa tu dica, quello che farai dimostrerà realmente in cosa o in chi credi. Se vuoi conoscere in cosa tu credi realmente, non devi fare altro che guardare le tue azioni. In base a come tu agisci, ti rendi conto realmente se credi oppure no. Giacomo, capitolo 2, versetto 17. E versetto 18, giusto così per portare così un'accentuazione della parola di Dio riguardo a quello che sto dicendo. Dice così: così è della fede. Se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Per questo, avere fede, credere che noi crediamo, ma realmente quando arriva il momento dell'azione, noi ci rendiamo conto che ci siamo ingannati da soli, che non abbiamo realmente la fede. Forse stai pensando che, Signore, non ho fede a far questo, Signore, non ho fede a far quest'altra cosa, è una cosa troppo grande per me. Carissimo, in questa sera inizia con la piccola fede. Non hai fede grande perché non hai avuto la possibilità di conoscere Dio quanto grande è, di cosa Lui è capace di fare, di cosa Lui possa fare per la tua vita. Se non hai così tanta fede, vuol dire che devi partire dai primi passi ed iniziare nelle piccole cose ad aver fede e giorno dopo giorno camminare con Dio, rimanendo nel pensiero di decidere di credere in questo Dio, e Dio pian piano accrescerà la tua fede. È lo stesso come andare in stazione, informarsi per un treno, per una destinazione, sapere il treno qual è il treno che parte per quella direzione, sapere l'orario, sapere il binario, sapere tutto, ma alla fine decidi di non salire sul treno. Ed è uguale, l'azione manca. Per questo Giacomo in questi due versetti, lui non contraddice Paolo, dove Paolo in Efesini capitolo 2, versetto 8 e versetto 9 dice così: infatti è per grazia che siete stati salvati, come mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti lui afferma, Paolo afferma che se credi realmente, questo si vedrà nelle tue azioni e in quello che tu dichiari. Questo credo che sappiamo benissimamente che molte persone al giorno d'oggi, credo che molti di voi avete avuto esperienza riguardo di avere a che fare con delle persone che loro dicono, dichiarano con la bocca di credere in qualcosa, in qualcuno, che sia un partito politico, che sia una scuola, che sia una chiesa, che siano diverse cose, inclusivamente che hanno fede in Dio, ma lo dicono solo con la bocca, ma non credono realmente nel momento in cui sono chiamati, sono posti dinanzi alla situazione di dimostrare la loro azione in quello che loro credono. Per questo nessun uomo può combattere il peccato, nessun uomo può combattere le proprie azioni, i propri vizi, nessuno può liberarsi, ma la tua fede è riposta in colui che può liberare. Non sei tu che fai l'opera, tu non puoi far nulla, tu non puoi guarire, tu non puoi sanificare il corpo di una persona, tu non puoi muovere i monti, ma la tua fede è riposta in colui che può farlo, colui che può liberare, colui che ha il potere di farlo. Quello porta l'azione a succedere quello che succede. Per questo, per concludere, quello che a te serve in questa serata è quello solo di decidere ed iniziare a credere. E per concludere in questa sera, non so se ho ancora tempo, 5 minuti, su per giù 5-6 minuti, ma vorrei lasciarti alcuni passaggi dove tu possa credere.
anzi ti do anche la possibilità, perché è uno studio che ho fatto e che l'ho tirato giù, e forse ti potrà essere utile proprio per prendere il tuo telefonino e fare delle foto sul monitor, se mi stai sentendo. Perché? Perché molte volte noi come cristiani siamo attaccati nel credere il falso, di non credere il vero, di credere delle menzogne, di credere delle situazioni, e Satana è specialista in tutto questo. Infatti, sono sicuro che ti ritroverai in alcune di queste affermazioni, ma in questa sera voglio aiutarti ad iniziare a credere nella verità, nella parola di Dio, nel credere nel Dio che la parola di Dio ci parla riguardo. Sono 20 punti che voglio leggere velocemente, se mi date la possibilità, 5 minuti. Se sei pronto con il telefono, puoi fotografiare finché il fratello manda avanti, perché le ho preparate apposta per poterle vedere sul monitor in questa sera. Perché dovrei dire che non posso quando la Bibbia dice che posso fare ogni cosa attraverso Cristo che mi fortifica? Filippesi 4:13. Perché dovrei preoccuparmi del mio domani, quando so che Dio provvederà a tutti i miei bisogni secondo le sue ricchezze nella gloria in Cristo Gesù? Filippesi 4:19. Perché dovrei temere quando la Bibbia dice che Dio non mi ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di comprensione? 2 Timoteo 1:17. Perché dovrei non aver fede per adempiere la mia vocazione, quando so che Dio mi ha dato una misura di fede? Romani 12:3. Perché dovrei essere debole quando la Bibbia dice che il Signore è la forza della mia vita e che mostrerò potenza e farò grandi imprese poiché conosco Dio? Salmo 27:1 oppure Daniele 11:32. Perché dovrei dare a Satana la supremazia sulla mia vita quando colui che è in me è più grande di colui che è nel mondo? 1 Giovanni 4:4. Perché dovrei accettare la sconfitta quando la Bibbia dice che Dio mi condurrà sempre nella vittoria? Secondo Corinzi 2:14. Perché dovrei mancare di sapienza quando Cristo è diventato per me sapienza di Dio e Dio mi dà generosamente la sapienza quando la chiedo? 1 Corinzi 1:30 oppure Giacomo 1:15. Perché dovrei essere depresso quando posso ricordare la bontà di Dio, il suo amore, la sua misericordia e la sua fedeltà, dandomi speranza? Lamentazioni, capitolo 3, versetto 21 fino al versetto 23. Perché dovrei preoccuparmi e agitarmi quando posso gettare tutte le mie preoccupazioni su Cristo che si prende cura di me? 1 Pietro, capitolo 5, versetto 7. Perché dovrei rimanere nella schiavitù quando so che dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà? 2 Corinzi 3, 17 e Galati 5, capitolo 5, versetto 1. Perché dovrei sentirmi condannato quando la Bibbia dice che non sono condannato perché sono in Cristo? Romani 8:1. Perché dovrei sentirmi solo quando Gesù mi ha detto che è sempre con me e che non mi lascerà mai e che non mi abbandonerà? Matteo 28:20, Ebrei 13:5. Perché dovrei sentirmi maledetto oppure vittima di una disgrazia quando la Bibbia mi dice che sono stato riscattato da Cristo dalla maledizione della legge per poter ricevere il suo spirito? Galati capitolo 3, versetto 13, versetto 14. Perché sono scontento quando, come Paolo, posso imparare ad essere soddisfatto in ogni circostanza? Filippesi 4, 11. Perché dovrei sentirmi inutile quando Cristo è diventato peccato per me affinché io possa diventare la giustizia di Dio in Lui? Secondo Corinzi capitolo 5, 21. Perché dovrei avere un sentimento di persecuzione sapendo che nessuno può essere contro di me se Dio è dalla mia parte? Romani 8, 31. Perché dovrei essere confuso quando Dio è l'artefice della pace e mi dà la conoscenza attraverso il suo spirito che abita in me? Primo Corinzi capitolo 14, versetto 33 e Primo Corinzi capitolo 2, versetto 12. Perché dovrei sentirmi un fallito quando sono un vincente in ogni cosa attraverso Cristo? Romani 8:37. E per concludere, perché lasciare che le pressioni della vita mi disturbino quando posso avere coraggio sapendo che Gesù ha vinto il mondo e i suoi problemi? Giovanni 16:33. Credo che abbiamo parecchie promesse, parecchie verità nella Bibbia e che molte volte
mancanza di conoscenza, per mancanza di meditazione, lasciamo che la falsità compia le nostre pensieri sbagliati, avere un'idea sbagliata di Dio. Per questo in questa sera voglio invitarti a pregare. Vorrei fare una preghiera cortissima, 30 secondi. E voglio che insieme a me in questa sera possa tu decidere di accettare le realtà e le verità della parola di Dio, di iniziare a conoscere questo Dio che è suo ruolo essere verità, ma non dimenticare che è tua responsabilità credere in questa verità. Quindi anche tu devi fare qualcosa, anzi forse devi fare più di quanto Dio ha fatto perché Dio ha compiuto, ma quello che Dio ha compiuto non può essere, come diceva il fratello prima, attivato nel momento in cui tu decidi di accettare Dio. Signore, vengo dinanzi a te in questa sera e ti ringrazio perché tu hai lasciato la fede che possa operare in noi, che possa nascere e crescere in noi. Aiutaci, Padre, ad avere fede, a piantare il seme della nostra fede, Padre, non su altre persone, non su altre situazioni o su altre cose che ci circondano, Padre, ma aiutaci a Padre Celeste, a seminare, Padre, questi semi di fede nei nostri cuori e stabilirli, edificarli sul tuo nome, su chi tu sei realmente, Padre. Prego in questa sera per tutti coloro che hanno deciso di iniziare ad aver fede in te, oh Padre. Aiutali nel loro percorso di inizio fede, Padre, nei primi passi, sapendo e credendo che tu sarai con loro e che tu quello che hai iniziato porterai a buon fine, quello che tu, Padre, hai iniziato a piantare, porterai come frutto nelle loro vite. E che non saranno le azioni che porteranno fede, ma è la fede che porterà le azioni nelle loro vite, Padre Celeste. Ti prego, sostienili tu, aiutali tu, lì ovunque loro siano, in qualsiasi situazione che si trovano, Padre, so che queste persone hanno bisogno di fede in diverse situazioni, in diversi momenti della loro vita. Padre, noi non siamo chiamati ad appellare a destra e a sinistra. Molte volte appelliamo anche a dei fratelli, appelliamo per primo a delle organizzazioni spirituali. Padre, in questa sera vuoi insegnarci che la nostra fede deve essere riposta soltanto in te, perché conosciamo che tu sei capace, oh Padre, e che tu hai i tuoi metodi di come portare ad adempimento e di come far accrescere sempre di più la nostra fede quando noi la riponiamo in te. Ti ringrazio, Signore, per la tua parola, ti ringrazio per il tuo Figlio Gesù, che ha portato fede nei nostri cuori e che noi non siamo più riscattati attraverso le nostre opere perché siamo dei fallimentari, ma noi saremo riscattati attraverso la nostra fede che riponiamo in te, non un giorno, né una settimana, né un anno, ma per sempre e per l'eternità. Padre, ti ringraziamo, ti benediciamo perché abbiamo così tante promesse che ci aiutano a credere nella verità, ci aiutano a credere e ad andare avanti nei momenti di afflizione, nei momenti di scoraggiamento. Aiutaci, Padre, a riceverle e a farle tesoro nei nostri cuori. Ti ringraziamo e ti benediciamo in questa serata. Amen.